Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Buonasera e benvenuti a Fuorigioco, il nuovo programma sul calcio dilettantistico prodotto da LP Network. Io sono Franco Bertuzzo e oggi sarò solo a condurre questa puntata in quanto Federica Benacchio, che salutiamo, non può essere qui con noi. Quindi ciao Federica, torna presto, mi manchi già. Partiamo presentando i nostri ospiti di questa sera. Prima di tutto il nostro esperto di calcio Federico Formisano, una figura fondamentale di Fuorigioco e già responsabile del sito www.calciovicentino.it. Buonasera e grazie di essere qui anche oggi con noi, Federico. Buonasera Franco, buonasera a tutti voi ospiti in studio per questa trasmissione e un saluto particolare a Federica, con la speranza di rivederla già dalla settimana prossima. Grazie di essere qui con noi, Federico. Poi vi presento i nostri ospiti in studio. Abbiamo questa sera il piacere di avere con noi Mister Francesco Maino, appunto il mister dell'FC Bassano 1903. Quindi buonasera Francesco. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E abbiamo l'onore di avere qui con noi Giovanni Carta, mister della Ciberton Bolzano Vicentino. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Bene, abbiamo visto appunto dei video, delle ispezioni di partita giocata appunto ieri a Bolzano Vicentino tra le due vostre squadre, tra Ciberton e il Bassano. Come commentiamo questa partita? Diciamo che il pareggio era il risultato più giusto, dai. Bolzano, sinceramente, io l'ho visto bene, sicuramente è una delle meglio squadre che si trovano lì nelle zone basse, insomma. Hanno avuto l'occasione di andare in vantaggio, probabilmente se vanno in vantaggio last, probabilmente si parla di un altro risultato. Io credo che il risultato più giusto era il pareggio, o la partita che si è visto ieri, sicuramente, dai. Bene. Nonostante la sconfitta, mister Giovanni, sei stato comunque soddisfatto della prestazione? Sì, sapevamo di incontrare il Bassano, una squadra che anche per rispetto dei suoi tifosi ce le mette sempre, ogni partita. Nel calcio, come sappiamo, nessuno regala niente. Io devo fare complimenti ai miei ragazzi perché hanno cercato di dare tutto e siamo riusciti anche a creare qualche occasione contro il Bassano, come dice il mister Francesco. Penso sì che il pareggio, viste le occasioni, era il risultato più giusto, era quello che ci aspettavamo tutti, di fare questi ultimi punti per la salvezza. Andremo a cercarli domenica a tutti i costi. Non penso che il Bolzano abbia difficoltà nel raggiungere il suo obiettivo, ecco. Certo. Visto il Bolzano, visto ieri. Sicuramente è di buon auspicio, no, Giovanni, delle parole di mister Maino. Anche perché ieri mi sembra che gli mancavano un paio di giocatori importanti. Sì, Savio e il centrocampista lì. Ieri mi sembra sì che Camara, ci fossero due giocatori importanti. Savio e Camara. Ultimamente abbiamo qualche infortunio, anche Orsato ci mancava.
come dico sempre ai miei ragazzi, si conta in tutto il gruppo, perché tutti si impegnano, tutti cercano di dare il massimo. Come gli dico sempre, ogni domenica tutti devono sentirsi titolari, tutti danno il suo contributo a ogni allenamento e fanno i suoi sacrifici. La forza del gruppo, certamente. Esatto. Bene, è arrivato il momento di fare una carrellata su quello che è stato l'andamento della domenica. Lo facciamo insieme a Federico Formisano, che è in collegamento. È stata anche ieri una giornata abbastanza ricca di emozioni e di momenti significativi. Cominciando purtroppo non positivamente per noi con la Serie D, dove ci sono state due sconfitte rimediate sia dall'Arzignano che dal Cartigliano. L'Arzignano ha interrotto una serie positiva che durava da molte partite, 5 vittorie consecutive. Questa sconfitta è stata parzialmente ammortizzata dal fatto che l'inseguitrice principale, l'Adriese, ha pareggiato ad Este. Però adesso viene avanti anche l'Union Feltre. Le quattro partite che mancano alla fine saranno sicuramente intense. L'Arzignano dovrà gestire questi due punti di vantaggio che ha nei confronti dell'Adriese, ma un solo punto nei confronti dell'Union Feltre. È prevista peraltro la gara diretta fra le due inseguitrici, quindi questo è un vantaggio per l'Arzignano, purché riprenda a vincere come aveva fatto finora. Il Cartigliano ha perso e dovrà rimediare nelle prossime quattro partite almeno qualche punto per evitare di essere invischiato nei play-out in particolar modo. Sostanzialmente noi abbiamo avuto 3 occasioni da gol nei primi 10 minuti, se non fai gol alla prima occasione loro hanno tirato in porta 2 volte. Prima del 2-0 ha fatto 2 gol e quindi è difficile commentare la partita, anche se magari sul piano del gioco hanno fatto un po' meglio, ma noi abbiamo costruito tante occasioni da gol anche nel secondo tempo. Poi il nervosismo che ci ha creato un po' l'arbitraggio ci ha danneggiato e non siamo maturi da questo punto di vista. In eccellenza c'è stato il successo del Montecchio, che quindi accorcia le distanze, però in realtà qui bisognerà capire quello che succede al Caldiero, perché se il Caldiero dovesse vincere la Coppa, a quel punto diventerebbe la protagonista principale per la promozione in Serie D e quindi il Montecchio potrebbe rientrare nella lotta per i playoff, altrimenti sarà dura per il Montecchio. In promozione invece è stata la giornata significativa del Camisano nel girone B. Camisano ha vinto praticamente il campionato grazie al successo di ieri in casa e non è servito a molto il successo dello Schio sul Summania, che ha condannato la squadra di Piovene alla retrocessione. Per quanto riguarda invece il girone A, sapevamo già dalla settimana scorsa che il Castelbaldo andava in promozione, c'è stato però un dato significativo con il successo del Chiampo, che ha battuto in casa l'Oppeano e quindi si rilancia nella lotta verso la salvezza. Decisiva sarà la gara di domenica per il Chiampo, perché potrebbe essere l'opportunità per rimontare ancora la classifica. In prima categoria continua la lotta al vertice tra Marola e Montebello, ma il Montebello ha subito una sconfitta grave in casa dal Sovizzo e quindi il Marola ha guadagnato un altro punto avendo pareggiato nel derby con il Letorni. Nell'altro girone invece, come sentiremo oggi, c'è stato il successo ennesimo del Bassano, ormai promosso, ai danni del Berton. Il Berton dovrà vincere domenica ad Arsiero per avere la certezza della salvezza. L'Azzurra Sandrigo invece si batte sempre per arrivare a seconda e quindi avere una posizione migliore nella griglia. Per quanto riguarda le categorie inferiori, c'è da sottolineare la promozione della Virtus Plateolese, che avendo vinto ieri ha ottenuto la matematica certezza di essere l'anno prossimo in prima categoria. Infine, in terza categoria ha conquistato la promozione anche la Juventina di Belluno e purtroppo qua va sottolineato il fatto che in terza categoria nei due gironi Vicentino e Bassanese abbiamo due squadre che vengono promosse, una è la Veronese Boca Junior, la seconda è la Juventina Polaris, che è una squadra bellunese. E purtroppo questo significa che il calcio vicentino deve fare anche qualche conto con questo tipo di situazione.
possiamo dire che a due giornate dalla fine la posta in palio è ancora veramente alta. Ieri si è vista e si è sentito parecchia tensione. Beh, per te Francesco, ma la tensione è un po', si è un po' attutita grazie al fatto che avete già vinto il campionato. Per te Giovanni invece magari la tensione è ancora abbastanza alta. Beh sì, adesso noi le ultime partite qua abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e quindi l'ho anche negli allenamenti, anche prima della partita la tensione è tutta diversa, ecco, sicuramente questo. Certo, Giovanni? Bisogna sempre tenerla alta in settimana durante gli allenamenti finché non si riesce a raggiungere l'obiettivo. Continueremo a parlare di questo interessante argomento tra un attimo. Facciamo una piccola pausa, vi aspettiamo qui a Fuorigioco. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati a Fuorigioco, una trasmissione che, come ricordiamo, ha nella sua mission la promozione del calcio dilettantistico, non solo per quanto riguarda il risultato sportivo, ma anche la salute e la prevenzione. Troveranno spazio in questa trasmissione anche alcune figure fondamentali, come esempio medici sportivi, fisioterapisti, psicologi dello sport, posturologi e nutrizionisti, per aiutarci a comprendere meglio tutti i vari meccanismi che concorrono ad una buona performance sportiva. Guardiamo proprio per questo motivo un bellissimo contributo e subito dopo torneremo a parlarne con i nostri ospiti Francesco Maino e Giovanni Carta. Beh, innanzitutto si potrebbe adottare un paradenti o un bite proprio che protegge dai traumatismi del distretto sia dei denti che del viso, sì, che sappiamo dagli studi essere tra i traumatismi più frequenti, specialmente negli sport di contatto, motivo per cui molte associazioni di categoria come l'Associazione dei Dentisti Americani o appunto anche dei preparatori atletici, degli allenatori, ne consiglia l'uso e l'adozione. Direi molto interessante l'argomento che abbiamo appena visto attraverso questo video, questo filmato, e quindi mi sorge naturale una domanda a voi mister, quindi avete fisioterapisti come Francesco a Bassano, come gestite la cosa? Ma noi a Bassano abbiamo secondo me un ragazzo molto bravo, preparato, che è Giacomo Rigon, che fa da massaggiatore e anche da fisioterapista, insomma. Abbiamo avuto qualche infortunio abbastanza importante a livello muscolare quest'anno. Non rotture particolari, a parte una subluzazione a una spalla, no, ne abbiamo avuto due, anche Savio adesso, e diversi magari problemini a livello muscolare, ma lui li ha sempre risolti. Poi abbiamo anche il dottore Flavio Zarpellon, il papà di Leonardo Zarpellon, il ragazzo che gioca a Vicenza, anche lui molto molto bravo. No, su quel lato lì siamo coperti bene. Siete belli coperti. Sì. Bene, voi Giovanni invece
come gestite l'argomento? Abbiamo anche noi una massaggiatrice che è la Stefania e cerchiamo anche di prevenire prima gli infortuni con un preparatore atletico, un professore ISE fa certi esercizi proprio per prevenire questi infortuni. Poi se ne capita qualcuno abbiamo dei centri che ci appoggiamo. Torniamo a parlare di calcio giocato. Ieri abbiamo visto un bellissimo momento dove mister Giovanni si è stato premiato per le 100 panchine consecutive nella stessa società, appunto nella tua società, la Cibertomo Giovanni Vicentino. Quali sono le emozioni che ti ricordi? Ce n'è una in particolare che ti viene in mente, insomma, di queste 100 avventure? Intanto per raggiungere 100 panchine nella stessa società c'è da fare anche un complimento alla società, perché momenti difficili penso che ogni allenatore su una stagione li abbia, e sentire la fiducia della società questo ha fatto sì che arrivo anche a questo bel traguardo, e devo solo ringraziare la società. Poi emozioni grandi che mi ricordo è l'anno in seconda, quando siamo andati su in prima, la festa che abbiamo fatto dentro lo spogliatoio, sono sensazioni che ti porti dietro, penso anche a Francesco. Quest'anno vincere un campionato non è che ti capiti spesso di farlo, perché devi trovare tante componenti che porti, certo, a questo risultato. Certo. Francesco, visto la tua esperienza decennale come allenatore ad alti livelli, cosa pensi di un allenatore che riesce a stare 100 quei tempi? Oggi vediamo che gli allenatori vengono spesso e volentieri tagliati al primo errore, no? Perché la prima cosa è mandiamo via l'allenatore. Tu cosa pensi quando si riesce a raggiungere? Devo fare i complimenti anch'io a Giovanni, non è facile. Complimenti anche alla società, è vero che ha dato fiducia al mister, che sicuramente in questi tre anni, mi dicevano che tre anni è qualcosa, che è lì, hanno sempre avuto fiducia del mister. È vero che purtroppo per noi, sai, posso parlare per me e anche dei miei colleghi, quando vieni da due sconfitte sei già in bilico, insomma, ecco, purtroppo arrivare a 100 presenze sulla stessa società è tanta roba, insomma, questo sì. Faccio i complimenti, ecco. Parliamo con Francesco ricordando la storia del Bassano, una società che è praticamente ripartita da zero, no? Quest'estate, dopo l'avvicinamento del Vicenza, Bassano, Renzo Rosso e così via, a Bassano si è dimostrata una cittadina vogliosa di calcio, ha detto no Bassano ai bassanesi, e quindi è stato deciso, tutta l'imprenditoria del territorio si è unita attorno al presidente Fabio Campagnolo e siete ripartiti con un grande progetto. Non è mai facile vincere, anche se all'inizio dell'anno tutti vi davano per vincenti sicuri, siete ripartiti dalla prima categoria, hanno scelto te come condottiero, e quindi Francesco, cosa puoi testimoniare di questa annata? Al 20 di giugno non c'era niente a Bassano, perché era sparito tutto, diciamo, lei. Dico sempre che al 20 di giugno non c'erano neanche i palloni per fare allenamento. Mamma mia. Siamo ripartiti completamente da zero. Siamo partiti con i primi giocatori. Abbiamo avuto l'aiuto di Michele Nicolini, responsabile del settore giovanile del Vicenza, dove aveva qualche ragazzo che poteva parcheggiarlo lì a Bassano, insomma. Però ci sono stati anche ragazzi che hanno rifiutato di venire a Bassano perché non credevano al progetto, vedevano tanta confusione, ma non che sono andati in Serie A a giocare, sono andati su altre prime categorie. Sì. Quindi hai capito, siamo partiti, dopo tre partite ne avevamo perse due, quindi c'era anche il pericolo che poteva scoppiare tutto, no? Questo grande entusiasmo che c'era, perché la società, la città si è molto unita intorno alla squadra. E le prime difficoltà all'inizio, sai, non è facile anche per i ragazzi, perché l'età media sono 23 anni i ragazzi, sì. Bassano, i giocatori a Bassano. Quello che succederà adesso, parlano di questa fusione. Si parla di questa fusione, appunto, ti stavo appunto chiedendo. Anche per noi che siamo dentro non sappiamo ancora niente cosa succederà il prossimo anno, anche se siete all'oscuro, diciamo, anche voi di questa nuova possibilità. Noi sentiamo le chiacchiere, però fin quando non c'è niente di ufficiale sono chiacchiere. Quindi... Beh, voi di sicuro una promozione la farete l'anno prossimo, perché avete vinto il campionato di categoria, lo ricordiamo. Quello almeno sì. Con tanti meriti. Davano tutti per scontato.
fatto, come dicevi te, questa vittoria, però credimi che la vittoria credo sia essere ripartiti. Eh sì, la più grande vittoria è stata ripartire. Aver convinto qualche giocatore anche un po' importante a venire a Bassano, credere al progetto del Bassano. Eh sì. Beh, penso abbia influito parecchio l'aspetto umano che ti contraddistingue, Francesco, no? Su questa. Penso che la scelta di Fabio Campagnolo, credere in Francesco Maino, sia stata non solo per l'esperienza, ma anche per calcistica, ma anche per l'esperienza umana. Io sono stato, sì, io sono stato giocatore del Bassano, no? Gli anni di Gleria, sì, di Pillon, sì, in Serie D, e il mio sogno, abitando anche a Bassano adesso, era sempre quello di allenare al Bassano, ma lì in futuro, mi hanno dato questa possibilità, ringrazierò sempre questa società che mi ha dato questa possibilità, ecco, che per me è stata una cosa enorme, insomma, aver vinto anche il campionato, e dai, resterà nei ricordi, credo che questi ragazzi qua, qualunque cosa succederà, sono nella storia, ecco, sì. Hanno vinto il primo campionato di questa società qua e nessuno questo glielo può togliere. Le vinci in terza categoria, vinci in Serie A, sempre una grande emozione, è sempre, è sempre quello che sempre lo spogliatoio rimane sempre quello. Bene, è arrivato il momento di fermarci perché i tempi televisivi sono questi, allora il nostro secondo appuntamento con Fuorigioco termina qui. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Francesco Maino e grazie Francesco di essere stato qui. Grazie a voi, grazie per l'invito. Se posso dire qualcosa del Bolzano, sai, io sono tifoso da sempre, ho giocato anche a Bolzano, ho giocato in qualche società magari probabilmente più importante a, certo, livello professionistico, però Bolzano resterà sempre nel mio cuore perché, sai, sono venuto qua a 19 anni, ho fatto un campionato che siamo anche retrocessi, però la gente di Bolzano resterà sempre dentro il mio cuore, ecco. Quindi... Beh, tu sai che io sono di Bolzano e ti posso assicurare che anche a Bolzano Francesco Maino sarà sempre nel cuore, quindi è un amore che sarà infinito per sempre. E questo reciproco, ecco, per sempre. Ed è lo stesso amore, stesso affetto che si prova anche se si è instaurato in questi anni con il nostro mister Giovanni Carta, che saluto e ringrazio di essere stato qui ospite. Grazie a voi e spero di festeggiare anch'io come ha fatto Francesco domenica, facendo una grande festa. Sicuramente sarà così. Ringraziamo anche il nostro esperto Federico Formisano. Grazie Franco e un saluto particolare a Francesco e Giovanni, che spero di rivedere sui campi da gioco. Domenica ci sarà praticamente la penultima gara di campionato con molte gare decisive. Io ne raccomando una, Arcugnano-Brendola, con la speranza che ci sia una vicentina che conquista la promozione. Io vi invito a metterci un bel like sulla nostra pagina di Facebook e a seguire i nostri video in streaming anche sul canale YouTube di LP Network. Vi aspetto comunque tutti i lunedì alle 17.30 su TV a Vicenza. A presto e un grazie a tutti i nostri telespettatori. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi.